Benvenuti e bentornati a tutti a questo nuovo episodio del Mela Insana Podcast, il secondo. Secondo episodio che in effetti potremmo definire un meta-episodio, ovvero un episodio che parla dell'episodio e non solo. Oggi parliamo di errori nel parlare, errori nel parlare che io faccio tantissimo, e quindi della creazione di contenuti perfetti o di contenuti perfettibili, come in realtà vedremo. Allora, mi piace molto partire da questa citazione, una citazione che non si sa bene a chi è attribuita, perché ecco, l'ottimo, intanto ve la dico, è l'ottimo è nemico del bene. Ora, probabilmente in molti la conoscete come attribuita a San Giovanni Bosco, a Don Bosco, quindi magari, che ne so, frequentando oratori o affini o conoscendo un po' la storia, ci si è imbattuti in questa frase. E Don Bosco, vi do qualche orientamento, 1800, quindi proprio 1815-1888, per voler essere precisi, ma alcuni la attribuiscono a Voltaire, un pochettino diversa. Voltaire diceva: il meglio è nemico del bene. Voltaire, siamo nel 1770, si pensa, citando un proverbio italiano, riportato nel suo dizionario filosofico. Altri ancora attribuiscono questa frase addirittura ad Agostino di Ippona, quindi tra il 354 e il 430 dopo Cristo, ovviamente. Ma cosa significa? Cosa significa che l'ottimo, il meglio, sono nemici del bene? Ci arriviamo. Allora, in effetti potremmo, ecco, far partire tutta la riflessione dal fatto che io ovviamente non sia un ottimo creatore di contenuti. Questo è innegabile, e comunque non sono neanche il migliore, benché mai, creatore di contenuti. Vi accorgerete, ad esempio, già da questo podcast che la mia dizione non è perfetta. E che da un certo punto di vista, ad esempio da un punto di vista oratorio, Cicerone mi prenderebbe a ceffoni. Non sono un maestro delle pause d'effetto, come non riesco sempre a modulare la voce come vorrei. Senza contare quel meteorismo cerebrale che spesso mi porta a cambiare le parole dopo averle iniziate. Ora, internet dice che succede quando la mente pensa più velocemente della bocca. Io dico, citando Luca, che mi scureggia il cervello. Chi ha ragione? Probabilmente Luca, ma non è questo il punto. Qualcuno potrebbe dirmi: allora impara prima come si deve e poi ti metti davanti al microfono. Qualcuno potrebbe suggerirmi questo. Il rischio nel fare ciò, però, è quella che potremmo chiamare ricerca maniacale della perfezione. Di cosa sto parlando? Il primo video che preparai per Mela Insana lo registrai in 3 giorni, e guardate che stiamo parlando di un video di appena 10 minuti. Il motivo? Non ero mai soddisfatto. Mi ero convinto che ad ogni nuova registrazione avrei fatto di meglio. Il risultato è che mi innervosivo sempre più, invece, perché facendo bene una parte ne sbagliavo un'altra, e viceversa. E quando questa parte finalmente riusciva, ne sbagliavo un'altra che fino a quel momento era venuta perfettamente. Cioè, un delirio. Guardate, davvero, non mi si poteva parlare in quei 3 giorni. Alla fine, come finisce la storia, caricai il video e mi resi conto che l'ansia del contenuto perfetto mi aveva fatto fare un video che nell'insieme era di gran lunga peggiore di quello che sarebbe uscito fuori dal primo ciak. Morale, avevo lavorato 3 giorni ad un video di cui non ero minimamente soddisfatto. Eh sì, signori, questa è sicuramente una situazione, lacrima time. A quel punto comunque cambiai strategia.
ho capito che lavorare ad un contenuto fino alla perfezione significa stare fermi sempre sul primo contenuto. Perché non saremo mai soddisfatti al 100%, soprattutto se lavoriamo frustrati, facendo sempre la stessa cosa, volendola però far meglio. La mia soluzione, poi ovviamente se qualcuno ne ha altre ce le comunichi, è quella di buttarsi. Iniziare a fare, inizia, nella consapevolezza che la qualità verrà con l'esperienza e l'esperienza è possibile solo se si va avanti. Potremmo definire la perfezione come il pantano da evitare. Ovvero come quella fanghiglia in cui restar bloccati è letale. La ripetitività e la frustrazione non sono sicuramente buone guide sotto cui lavorare e sotto cui creare contenuti. Ma contenuti di ogni tipo, che sia un saggio breve, un brano musicale, un video o per l'appunto un podcast. Iniziate sapendo che i primi risultati faranno schifo, pena e pietà e che solo continuando a provare potrete raggiungere la qualità. Attenzione, qualità, non perfezione. Mi verrebbe da dire che la perfezione non è di questo mondo. Allora qualcuno potrebbe obiettare: buona la prima e chi si è visto si è visto? No, come al solito non bisogna cadere da un estremo all'altro. Perché l'ottimo è nemico del bene, non dello schifo o dell'acqua di rose. Cioè il nostro obiettivo deve essere comunque un buon contenuto, non un contenuto improvvisato o un contenuto superficiale. La rinuncia alla perfezione quindi non si traduce nella rinuncia ai buoni risultati. La voglia di perfezionarsi, anzi, deve spingere in avanti. Non bloccare, come abbiamo detto, e per fare questo bisogna far pace col fatto che non tutto riesce a primo colpo, anzi quasi nulla in realtà, fortuna a parte. Quindi non siate perfetti, nessuno lo è, e se qualcuno crede di esserlo, ecco, secondo me quello è il qualcuno più lontano dalla perfezione. Preferisco invece essere perfettibile, ovvero migliorabile. E un'altra cosa che secondo me è molto interessante: non è vero che non si smette mai di crescere e migliorare. Il rischio di fermarsi esiste come? E si concretizza quando crediamo di essere cresciuti abbastanza o di essere al meglio delle nostre possibilità. Ovvero noi ci fermiamo nel momento in cui crediamo di essere arrivati, in cui siamo soddisfatti al 100%, anzi al 110% del contenuto che abbiamo fatto. Ecco, può anche accadere di essere soddisfatti del proprio contenuto, però è sempre bene tenere quel promemoria che ci ricorda che si può sempre fare di meglio, e quel meglio è raggiungibile solo continuando a creare, continuando a sbagliare. La mia professoressa di matematica diceva, parlando di scomposizioni, ragazzi, si impara a scomporre scomponendo, quindi inutile che perdete anni e anni e anni a studiarvi tutte le regole di scomposizione senza però esercitarvi. Si impara a scomporre scomponendo, come si impara a camminare camminando, e direi che si impara a fare contenuti creando contenuti. Ergo, consiglio per tutti, e consiglio che do anche a me stesso, quello di buttarsi, iniziare, accogliere sicuramente tutte le critiche, soprattutto quelle, ecco, negative, per migliorarsi sempre, per continuare a creare contenuti e per andare avanti.